ma siamo consapevoli che questa è la strada, bisogna lavorare, bisogna allenare le ragazze nella condizione migliore possibile. La selezione quest'anno è una selezione molto competitiva, abbiamo dei ragazzi molto molto interessanti. Quando mamma Campania chiama, chiaramente noi che siamo suoi figli, siamo nati, cresciuti qui nella Pallavolo Campana, siamo sempre ben lieti di essere accolti in primis, ma anche di dare una mano per quello che può essere lo sviluppo della pallavolo della nostra regione. La prima cosa, ringrazio tutto il movimento pallavolistico campano per la nomina. Diciamo è un compito difficile, soprattutto perché bisogna coordinare tutte le province, quindi ci dobbiamo abituare a questo nuovo tipo di collaborazione. È una nomina che sicuramente mi fa piacere, sono ben lieto di poter dare una mano nei limiti del possibile, di quelli che sono i tempi miei disponibili per gli altri impegni di cui sappiamo, però ecco la mia disponibilità spero serva anche a far capire che c'è l'idea, diciamo, di fare delle cose molto molto importanti e quindi partire proprio dalla base, cioè dalla pallavolo delle selezioni territoriali prima e regionali poi. Il torneo, diciamo, è l'ultimo atto per quanto riguarda i 2004, che dopo questa esperienza terminano il loro percorso con i provinciali. Abbiamo iniziato questo percorso con questa fascia d'età che nel femminile prevede il limite in alto al 2005 e sono però le ragazze che hanno iniziato a lavorare nel gennaio del 2019 e finiranno l'attività a luglio del 2020. Quest'idea è quella che ci siamo dati come obiettivo, cioè quello di provare a far lavorare queste ragazze nei contesti selettivi, quindi nei contesti di maggiore qualità, per più tempo possibile. All'inizio del mese di dicembre la Regione Campania è stata invitata a partecipare a questo stage con Velasco. Abbiamo ricevuto i complimenti da parte di tutto lo staff nazionale. Infatti hanno trovato dei ragazzi sia tecnicamente e sia dal punto di vista fisico molto dotati. Siamo riusciti al momento ad avere questa identificazione in un anno e mezzo di attività nei contesti selettivi, speriamo in futuro di poterlo anche allargare ancora, di portarlo anche un po' più ampio il tempo di ingresso e di frequenza di questi settori prima territoriali e poi regionali, che ci possano dare dei risultati apprezzabili nel tempo. Siamo consapevoli che questa è la strada, bisogna lavorare. Io credo che ognuna di queste partite ci possa dire qualcosa sul livello, sulla qualità del materiale umano a disposizione e far sì che questa cosa possa essere l'inizio e il riferimento per quello che verrà a partire dal primo gennaio imminente, dell'inizio del nuovo anno solare di attività. Questo è l'ultimo evento a livello regionale, soprattutto per i 2004. È normale che da questi gruppi tireremo fuori il gruppo che poi partecipa al trofeo delle regioni.